Parte tu? No, parte, vabbè, dove siamo? Siamo sul trenino in direzione Ostia, stiamo andando a chiudere la campagna elettorale, sono stati 3 mesi intensi, tutti i giorni in giro, per strada, a Roma, a parlare con i romani e finalmente ci siamo, mancano 48 ore e possiamo davvero cambiare questa città. Seguiteci, il viaggio sarà interessante. Ah, ok. Il bello della diretta. Il viaggio sarà interessante, siamo qui con Luigi, con Fabio Massimo, ci sono altri portavoce e soprattutto ci sono tanti cittadini, questo è essere del Movimento 5 Stelle, gente tra la gente, stiamo entrando nelle istituzioni, abbiamo necessità di riportare il Comune di Roma in mano ai cittadini, in mano alle persone, sono loro che devono scegliere e decidere per il loro futuro, non qualche politico che risponde a logiche e interessi che non sono i nostri. Adesso stiamo andando, come vi ha detto. Se la vogliamo passare sopra, se vince. Tutti i giorni? Tutti i giorni. C'è una volta a settimana a Roma. È anche fare propaganda, Guardi che funzionano, i treni sono rotti, dovete venire qui sopra. Non quanto funziona. Guardi che noi li abbiamo sempre presi, li anche abbiamo... prima, quindi non dovrebbe dirla a noi. Come vi hanno detto, stiamo andando ad Ostia. Che è uno dei municipi commissariati, in cui non si è andato a votare per il municipio, perché è stato commissariato per mafia. Sappiamo che a Roma, grazie al Partito Democratico, è nata un'altra mafia, non ne bastavano quelle che esistono già, è nata un'altra che si chiama Mafia Capitale. Queste elezioni comunali già al primo turno hanno dimostrato che i cittadini romani non ne possono più delle loro balle e soprattutto delle loro malefatte. Il secondo turno possiamo dire che è stata veramente la rappresentazione plastica di quanto Partito Democratico e altri partiti siano totalmente distaccati dalla realtà. Parlano di cose che non sono la priorità per i romani, io ci parlo ogni giorno e mi raccontano tutti dei problemi più grandi che hanno e di certo non c'erano le Olimpiadi tra i primi pensieri. Questo secondo turno ha segnato secondo me il loro declino definitivo. Parlare di cose che non sono una priorità oggi dimostra di essere su un altro pianeta. E stasera io nel mio intervento, e farò dal palco ad Ostia, racconterò di tante cose che ho visto in Parlamento in questi anni. Mentre c'erano livelli di disoccupazione alti o venivano fuori notizie importantissime e tragiche sull'emigrazione, il Partito Democratico in quegli stessi giorni stava approvando una legge per spartirsi i rimborsi elettorali, per comprare il nuovo aereo blu di Renzi. Totale distacco dalla realtà. Questa campagna elettorale lo ha dimostrato ancora una volta. Adesso abbiamo iniziato a dipingere un'opera d'arte 15 giorni fa con il primo turno. Non lasciamola incompiuta. Il 19 giugno andiamo a votare, domenica andiamo a votare, portiamo a votare quante più persone e poi ricominciamo per cambiare tutto. Stiamo adoperando come squadra per rilanciare anche la dimensione internazionale ed europea di questa città. Virginia ha fatto un lavoro incredibile, perché pensiamo che non si debba valorizzare soltanto il centro storico, ma anche quelle periferie che sono state completamente abbandonate. Loro fanno parte del tessuto e devono essere parte di questo ossigeno che deve tornare a respirare. Dobbiamo riannodare i fili culturali che sono stati slacciati, dobbiamo riannodare tutta una dimensione di trasporti, di ambiente, di mobilità, per fare in modo che tutta la città torni a splendere nel cielo europeo. Questo Virginia lo farà con una squadra straordinaria di cui ci parlerà più tardi, che ha scelto proprio per fare di Roma non soltanto una vetrina, una passerella come hanno fatto altri, ma per dare concretezza e sostanza. Le persone si sono stancate di grandi eventi che durano 3 giorni e lasciano poi dietro di sé macerie, corruzioni, incapacità e tante cattedrali nel deserto che non sono funzionali. Debiti. Che non sono funzionali alla vita di tutti i giorni. Invece quello che noi vogliamo è fare un progetto di media lungo termine per fare in modo che Roma torni a essere la capitale europea che merita e che sempre avrebbe dovuto essere. Questa città tornerà a seguire e anzi a dettare i suoi modelli alle altre città d'Europa e dimostrerà di non aver niente da invidiare non soltanto per il suo passato ma anche per il suo futuro. Siamo qui per questi.